Sono Carlo Ventura, sono professore ordinario di biologia molecolare presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bologna e dirigo il laboratorio di biologia molecolare e bioingegneria delle cellule staminali dell'Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi. Ci occupiamo appunto di cellule staminali, di medicina rigenerativa, con particolare riferimento alla rigenerazione cardiaca, vascolare e alla neurogenesi, cioè alla possibilità di indurre un differenziamento neuronale in cellule staminali umane, adulte, di diversa origine. In particolare abbiamo negli anni dimostrato come le cellule staminali, come anche le cellule somatiche, siano in grado di produrre, di emettere energie fisiche, incluse l'oscillazione meccanica, campi elettrici, elettromagnetici e siano capaci anche di emettere fotoni. Quindi esiste un'attività biofotonica. La vibrazione meccanica, l'oscillazione elettrica, elettromagnetica e l'emissione di fotoni sono caratteristiche importanti di ogni molecola delle nostre cellule. Abbiamo circa 33 triliardi di cellule nel nostro organismo e queste si organizzano e definiscono la loro funzione, il loro stesso significato, non solo attraverso una modulazione chimica, ma anche attraverso una modulazione fisica, biofisica. Nel congresso oggi ho proprio parlato di questo, come siamo parte della natura vibrazionale dell'universo e come ogni singola molecola sia intrisa di oscillazioni meccaniche, elettriche, elettromagnetiche e possa essere capace di emettere fotoni. Questi tre fenomeni non sono separati tra di loro, un conto è l'oscillazione meccanica, un conto è la meccanotrasduzione, cioè che cosa comporta questa oscillazione meccanica. Visto che si tratta di una vibrazione sì meccanica, ma che accade all'interno di molecole che sono elettricamente cariche e possono avere sia cariche nette positive che negative, un'oscillazione meccanica diventa necessariamente anche un'oscillazione elettrica. Visto che si tratta di strutture in movimento all'interno delle nostre cellule, questo campo bioelettrico diventa anche un campo elettromagnetico. Accanto a questo, uno dei fenomeni più importanti dell'elettromagnetismo è la radiazione luminosa, quindi le nostre molecole parlano in ultima analisi anche come emissione di fotoni e queste energie possono essere utilizzate per manipolare le nostre cellule, le nostre molecole in maniera sinergica, voglio dire che se da un lato stimolando meccanicamente una cellula in un tessuto noi possiamo creare anche un campo elettromagnetico e una emissione di fotoni da cellule e tessuti, è anche vero il contrario, cioè che applicare una radiazione luminosa a cellule e tessuti induca anche una vibrazione meccanica. Tutto questo porta a comprendere come biofisica e biochimica siano intimamente connesse, di questo proprio ho parlato, e di come sia possibile sfruttare la capacità delle nostre cellule di produrre energie fisiche ma anche di sentirle a fini terapeutici. In altri termini, oggi sta prendendo sempre più piede l'utilizzo di vibrazioni meccaniche ma anche di campi elettrici, di campi elettromagnetici e l'uso della luce, la cosiddetta fotobiomodulazione, per guidare i destini delle nostre cellule, incluse le cellule staminali, verso direzioni ben precise. Quindi siamo di fronte all'alba di una nuova medicina rigenerativa che sfrutta il potere diffusivo di queste energie fisiche per andare a parlare alle cellule staminali che abbiamo in tutti gli organi e tessuti del corpo umano, nessuno escluso. Quindi questo vuol dire sfruttare un codice informazionale che possiamo in qualche modo immettere in una radiazione luminosa, ma anche in un campo elettrico, elettromagnetico, una vibrazione meccanica, per andare, noi diciamo, a riprogrammare le staminali dove queste già si trovano, rendendole più capaci, ottimizzando la loro capacità di rigenerare organi e tessuti danneggiati. Questo è molto importante perché vuol dire sviluppare una medicina rigenerativa che non sia più basata, in prima istanza almeno, sul trapianto di cellule e tessuti, ma che si fondi sul potenziare la nostra intrinseca capacità di autoguarigione.